Si è fatto questa progressione verticale in deroga, dare la possibilità a coloro che svolgevano il servizio da tanti anni di far valere la propria professionalità. E quindi, se è vero che si può derogare, diciamo, alle regole di accesso, è quello che è successo in questo caso, dando la possibilità solo agli interni di partecipare alla procedura, non si poteva certamente derogare però sulla serietà della stessa. Quanto diciamo in qualsiasi procedura bisognerebbe premiare i più meritevoli, che è quello appunto il fine ultimo che dovrebbe avere ogni concorso, no? Sia che venga vinto dai più meritevoli. In questo caso questo non è accaduto, in primis perché appunto durante questo colloquio sono state fatte domande, alcune domande assurde, altre domande invece attinenti, diciamo, all'esercizio delle mansioni, ma altri, come avrete letto, insomma, su Repubblica è stato chiesto che cosa fareste se ci fosse una fuga dei leoni, oppure se il collega si presenta in frattino e ci abbatte in ufficio. E, diciamo, in questo caso, cioè, viene proprio svilita qualsiasi meritocrazia, qualsiasi Scusi, avvocato, scusi se la esame interrompo, però io di professionalità. vorrei che si capisse, no, il vostro punto di vista. Cioè, ma questo, Marchetti dice, ne hanno facoltà, nel senso, stabiliscono i criteri, quindi voi contestate le domande bizzarre come quella se fuggi leone che fai, oh, ma c'è pure del peggio, ho letto, o perché non era, secondo voi, consentito, cioè non avrebbero dovuto fare queste domande, oppure perché in realtà si sono... Appunto, hanno utilizzato troppa fantasia, cioè voglio dire, mi sono spiegato, mi sono espresso male, no? Ci riprovo, cioè è No, no, sbagliato, ha capito che voglio dire, cioè è sbagliato il criterio che hanno applicato, perché poi io l'ho detto, no? Catarci dice, è chiaro che chi ha perso, là uno può pensare, fa ricorso, è normale, ma qual è la cosa grave, le cose secondo voi irregolari, perché ricorrete al TAR? la cosa grave è che dalle domande che sono state date non si evince la preparazione o la professionalità di un aspirante funzionario di polizia locale.